Ben ritrovati su CGL Bari TV, puntata speciale questa dedicata al Premio Maggio, il concertone organizzato dalla CGL di Bari il 30 aprile all'Arena della Pace a Japigia. Ad aprire la serata il gruppo che ha vinto il contest, i My Personal Mood, che si sono esibiti insieme a tanti artisti famosi, Appino, Saki Sed, Camillo Re, Roy Paci, Lo Stato Sociale o Flaga Disco Pax. Momento di grande coinvolgimento di pubblico e di artisti, quello del flash mob, durante il quale dal palco sono stati distribuiti i caschetti di protezione a rappresentare simbolicamente la necessità che il lavoro torni ad essere sicuro e diventi una garanzia per i giovani. Vediamo. La fobia dei miei ritardi. Finalmente buonasera Bari! Quanto siete belli! Non è a te, avanti, avanti. Se segno i numeri più tardi. Cortesemente un grande applauso, vai! Seppi, darsi un altro dal di una maggiore responsabilità nella scrittura dei testi? Ma la faccenda è questa, che quando abbiamo iniziato nel 2003-2004 fino al socialismo scala 2005, assolutamente no, eravamo una roba anche un po' garibaldina, chiamiamola così. Dopo, chiaramente, dopo che il gruppo ha avuto una visibilità, un piccolo successo indipendente, è ovvio che la responsabilità di quello che facciamo in generale, non solo per i testi, è maggiore. La parola sensibile e vaga come stelle dell'orsa. Francesca Mambro fu protagonista delle versioni nera negli anni 70 e si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso a danno di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause e a volte dettati dalla follia piuttosto che da un qualche credo. Neofascista. Roy Paci, progetto Corleone. È vero questo, eh? Roy! We'll be right back.
Fali, un ragazzo senegalese che il 30 marzo ha inseguito e bloccato un rapinatore. Appena consegnato il rapinatore alle forze dell'ordine per Kadim, inizia il calvario della burocrazia. In Italia infatti chi perde il lavoro perde il diritto alla cittadinanza. Il mio appello è che Bari adotti Kadim, in attesa che questo quadro normativo assurdo che mortifica i migranti venga modificato definitivamente. Questa è anche la musica. Grazie Bari. Qui c'è un evento conclusivo di una manifestazione che c'è stata nella provincia di Bari e BAT, che per due mesi praticamente ha visto quattro date in quattro locali diversi a Bari, 60 band che si sono iscritte, 16 band che hanno partecipato al contest, ha vinto una band che dopo assolutamente premieremo, però ecco, rientra all'interno di un'iniziativa più ampia che si chiama Prerogative Sindacali. Abbiamo pensato, come ci gira, di regalare questa serata ai giovani di Bari e non solo di Bari. È la seconda volta che facciamo questa iniziativa, organizziamo questa bellissima iniziativa. Quest'anno meglio dell'anno scorso, l'anno prossimo meglio di quest'anno sicuramente. Vogliamo dire che la CGIL è vicina anche ai giovani, proviamo a dare segnali di questo tipo, vogliamo ragionare e interloquire con voi, oltre ai percorsi politici, alle iniziative sindacali, la difesa dei posti di lavoro, sui posti di lavoro, nelle nostre camere del lavoro, vogliamo anche regalare un momento di festa alla città di Bari, ai giovani di Bari. Daremo tutto il nostro contributo perché anche band locali si possono esibire senza compromissioni, ecco, mettiamola così. In questo paese quasi 4 lavoratori al giorno muoiono sul posto di lavoro, è peggio di qualsiasi guerra. I caschi non servono a difendersi dai loro padroni di merda, però sono molto belli da vedere. Vi vogliamo bene. Spesso il marito ha incontrato, l'ha salutato, e me ne sono andato. Non è indifferenza, ma senso reciproco di presenza. Tempo per lamentarmi non ne ho, neanche per un po' posso permettermi di piangere o lamentare mancanze. Se c'è una cosa che manca è la mancanza. C'è una cosa che manca, è solo un po' di nostalgia. Se vuoi fare più sei diverso, vedrò di spiegartelo bene. Se vuoi parlare più sei diverso, vedrò di mostrartelo nel prossimo verso. Il lavoro che abilita l'uomo. Festeggiare il lavoro in Italia è un po' come festeggiare in Francia il bidet. È una cosa che non c'è, ma come l'utopia di Tommaso Campanella e come l'orizzonte si sposta di un passo indietro ogni volta che tu fai un passo incontro a lei. Viva il lavoro, viva l'utopia. Noi siamo per l'utopia del lavoro. Tra l'altro è passata la mezzanotte, quindi buon primo maggio, signori.
faccio saltare i denti, questa volta faccio sul serio, dico davvero, ognuno è libero di entrare dentro al suo medio ed oggi è grande giorno in cui mi sfonda il petto, nessuno è al mio fianco, neanche nel mio letto, un faccia a faccia diretto con questa carogna che sfrutta la verità, finisce alla gogna. Per tutti questi anni mi sono stato accanto ed era tutto puro, dalla risata al pianto, il nostro cuore spaccava il metronomo del mondo ed il respiro era regolare e profondo. Questo fino al momento del nostro abbandono convince anche il tempo, questo mondo buono è solo il prodotto di altri come noi che non hanno capito mai la differenza tra la paranoia, la paranoia e la realtà, la paranoia e la realtà, la paranoia. Vi salutiamo, ciao Bari, ciao a tutti, vi lasciamo ciao con Bari. La buona musica Camilla Re, ciao. Sto tornando. Che succede? Il cario. No, poto, mi sei muerto. E non è nudo. Mo stata presa a me. Tu non è brutto. Voglio vedervi scatenati come fantasmi in pena. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su CGL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento viene onda anche su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre, tutte le mattine intorno alle 8 e in replica alle 24. Grazie per l'attenzione, arrivederci.